Ora si registrerà la Nulla. conferenza. Ah, ok. io sono un geologo e, come diceva Paola, sono in Israele ormai da un po' di tempo e attualmente ho contratto a tempo determinato nell'ambito del PNRR Ecosystem. Oggi volevo presentare, appunto, come ha appena detto Paola, uno strumento di gestione del rischio per il patrimonio culturale. Esposto ad eventi idrometeorologici estremi, potenzialmente eventi climatici. Questa è un'attività centrale, diciamo, di questo gruppo di ricerca. Ci occupiamo infatti di protezione di patrimonio culturale, confronti non solo di eventi legati a fattori ambientali, ma anche a fattori antropici. Ma in questo caso ci concentriamo sulla parte climatica. Il patrimonio culturale ormai da decenni è riconosciuto a rischio a causa dell'intensificarsi di eventi idrometeorologici estremi, quali piogge intense, alluvioni, ma anche prolungati periodi di siccità eventi di ondate di calore che influiscono anche sui materiali che costituiscono il patrimonio. Quindi chi gestisce il patrimonio a livello locale, quindi a livello di municipalità, chi deve prendere delle decisioni è sottoposto ad affrontare nuove sfide per la protezione. Quindi servono nuove conoscenze, nuovi approcci e anche supporto da parte della comunità scientifica. A titolo di esempio, grazie al contributo di Dario Camufo, quello che, insomma, a titolo esemplificativo, quello che può essere un esempio di impatto dovuto in questo caso alla cristallizzazione dei sali sui materiali lapidei, ma è cosa che si verifica molto spesso, soprattutto in seguito ad alluvioni, a causa della risalita capillare nelle murature, dover affrontare questo tipo di problema. Questo solo come esempio. Quindi tornando al discorso di come poter supportare decisori politici, alla base chi a livello di municipalità appunto deve gestire il patrimonio, abbiamo in questi due progetti finanziati dal 2018 fino al 2022, due Interreg Central Europe, Protect to Save e Strange, proprio indirizzati all'incremento della resilienza del patrimonio culturale nei confronti di eventi meteo estremi, abbiamo sviluppato una piattaforma che voleva essere il più possibile user-friendly, quindi facilmente utilizzabile, che permette a chi gestisce il patrimonio di identificare potenziali aree di rischio dal punto di vista di hazard climatici, ma anche di poter valutare la vulnerabilità a livello più locale e scala dell'edificio. Qui potete vedere alcune schermate, alcuni screenshot dello strumento che poi vi farò vedere anche online. Le slide mi servono da supporto per presentare comunque la metodologia che ha portato allo sviluppo di questa piattaforma e di questa ricerca. Ed ecco un riassunto della metodologia. Quindi, suddivisa, come potete vedere, più o meno in tre blocchi. La prima parte è legata all'hazard mapping, quindi all'identificazione di quelle che sono le aree di rischio in Europa, nel bacino del Mediterraneo, dal punto di vista, dal punto di vista climatico. Quindi selezione di indici climatici estremi, modellistica climatica, recupero di dati di precipitazione e temperatura dataset di dati di osservazione, dati misurati, ma anche di osservazione da prodotti messi a disposizione dal programma Copernicus, per esempio, o anche dalla NASA. E questo, insieme alla valutazione della vulnerabilità a scala locale, quindi come dicevo, quindi a scala dell'edificio, ci permette di capire quali sono di mettere a punto poi delle strategie di protezione per alcune categorie di patrimonio culturale, quindi complessi monumentali, siti archeologici, edifici storici importanti nei confronti di questi eventi.
di cui parlavo precedentemente. Ecco, per quanto riguarda la parte di hazard mapping, appunto, come dicevo, selezione di indici climatici estremi. In questo caso abbiamo selezionato degli indici dai 27 indici messi a disposizione dall'Expert Team on Climate Change Detection Indices, e quindi indici di estremi di temperatura e di precipitazione. Indici che statisticamente rappresentano eventi di piogge intense, alluvioni e prolungati periodi di siccità. Sono state elaborate mappe di variazioni, quindi sono fondamentalmente mappe di anomalie, quindi variazioni tra due trentenni di dati climatologici di riferimento, in particolare. Variazioni storiche utilizzando i dataset di IOPS, quindi dal 1950 ad oggi, praticamente valori, dati di precipitazione e temperatura, e per quanto riguarda i dati storici, utilizzando dati misurati, utilizzando i prodotti numerici messi a disposizione dal C3S, in particolare la Five Land di Copernicus, e i prodotti GPMMR della NASA. Quindi abbiamo mappe di riferimento, mappe climatiche con riferimento a periodi storici, 1950-2016, ma anche grazie all'utilizzo della modellistica climatica, proiezioni di questi indici nel vicino e lontano futuro, considerando due scenari di riferimento, il 4.5 e l'8.5. Nella tabella di destra potete vedere una tabella riassuntiva per capire gli indici che abbiamo utilizzato e selezionato, poi ed elaborato, e i rispettivi dataset che sono stati utilizzati per l'elaborazione di ciascuno di quegli indici che potete vedere. Ecco qui un esempio di un set di mappe per quanto riguarda gli indici elaborati utilizzando i dataset messi a disposizione da IOPS, quindi mappe con una risoluzione di 25 km per 25 km, mappe di anomalia, quindi 1987-2016 rispetto al periodo di riferimento 1951-1980. Queste mappe sono state poi rielaborate appositamente per essere inserite all'interno di questa piattaforma, poi vedremo online, quindi dove attraverso un box, come potete vedere sulla sinistra, c'è un box di selezione dei parametri che poi vengono visualizzati nella parte di destra della piattaforma. Per quanto riguarda invece la parte della modellistica climatica, sono stati utilizzati 12 differenti combinazioni di modelli climatici di Global Climate Model, Regional Climate Model, provenienti dall'esperimento Eurocortex, utilizzando una risoluzione di 12 km, circa 12 km per 12 km. Come vi dicevo prima, vicino e lontano futuro, con una climatologia di riferimento che è quella del 1976-2005. Queste sono le 12 differenti combinazioni di cui vi parlavo precedentemente, e sulla piattaforma è possibile visualizzare sia i risultati, gli output, quindi le mappe delle singole coppie di modelli utilizzati, ma dovendo a che fare con chi gestisce il patrimonio, come dicevo prima, a livello locale, quindi persone non esperte di clima, fornire uno strumento più rapido di visualizzazione, ma anche per ridurre le incertezze dei singoli modelli, sono stati elaborati i Model Ensemble Statistics. Quindi di ciascun abbiamo quindi dei minimi dei modelli, le medie delle medie e dei massimi dei modelli. Sono stati rielaborati in un'apposita sezione, poi è possibile visualizzarli. Questo è un esempio di tutto il dataset di mappe create, quindi disponibili per quanto riguarda la modellistica climatica. E qui un esempio relativo all'indice R20 mm. Lavoro pubblicato già nel 2020, grazie al contributo anche di Elisa Palazzi e Yost, che all'epoca erano ancora all'istituto. Questo è un esempio, esempio quindi l'applicazione direttamente sulla piattaforma, in questo caso l'indice RX per day,
e Rave's 5 Days, riportato sulla piattaforma con visualizzato anche il box in cui vengono poi selezionate le differenti mappe da visualizzare. Altra operazione importante che è stata fatta quindi nell'ambito dei due progetti, quindi l'esplorazione dell'utilizzo di dati provenienti appunto da Copernicus e da GPM IMER della NASA, quindi c'è la possibilità di esplorare, non, in questo caso sono stati aggiunti anche degli altri indici, ma in questo caso abbiamo solo, non parliamo di proiezioni, ma solo di visualizzazione di dati storici, in questo caso raggruppati a livello a scala stagionale, scala temporale stagionale. Alcuni indici provengono solo da Copernicus Era 5 Land, altri da IMERG, altri invece sono stati elaborati utilizzandoli entrambi. Ultimo strumento che è possibile consultare poi all'interno della piattaforma è questo, abbiamo chiamato Open Search, in cui è possibile fare una ricerca più libera relativamente ai dati del C3S, Era 5 Land ed Era 5, quindi non proiezioni, ma visualizzazione dei dati storici, quindi variazione degli indici che abbiamo selezionato nel periodo storico in cui quei dati, in cui le rianalisi sono disponibili. Quindi adesso dal 1981 ad oggi e le rianalisi vengono aggiornate di 3 mesi in 3 mesi. Altra parte importante, come vi dicevo prima, l'identificazione delle aree di rischio dal punto di vista climatico viene abbinata alla valutazione della vulnerabilità a livello locale. Quindi sviluppo di una metodologia per la valutazione della vulnerabilità. In questo caso la nostra metodologia considera la vulnerabilità come una interazione tra suscettibilità, esposizione e resilienza. Poi per proprietà additiva, questa è la formula finale per la vulnerabilità, quindi suscettibilità più esposizione meno la resilienza. Meno la resilienza perché la resilienza è quell'elemento, diciamo, della vulnerabilità. Poi vedremo in dettaglio, vi farò vedere quali sono i parametri che servono per calcolarla, che mi permette comunque di abbassare la vulnerabilità. Tutto questo lavoro è stato fatto, soprattutto il lavoro della vulnerabilità, con una consultazione continua nell'ambito dei due progetti con vari stakeholder a livello locale, ma anche regionale. Quindi persone direttamente coinvolte nella gestione del patrimonio, oltre a informazioni prese direttamente dalla bibliografia sull'argomento. Questo è un esempio di come viene valutata, per esempio, la suscettibilità. È stato sviluppato un tool che si può scaricare ugualmente dalla piattaforma, quindi a ciascuno di questi requirement, quindi suscettibilità, esposizione e resilienza, corrisponde un albero gerarchico decisionale con una serie di criteri e sottocriteri a cui bisogna dare un valore. Anche il peso è già stato assegnato in fase di gestione, diciamo, implementazione della metodologia, sempre grazie alla consultazione con gli stakeholder. E chi invece è interessato nello sviluppare poi la valutazione della vulnerabilità sul caso ha a disposizione questi fogli Excel, ciascuno ciascuno dei requisiti richiesti, in cui fa una sorta di intervista al proprio bene culturale, quindi selezionando le varie risposte, in automatico viene assegnato poi un valore per ciascuno dei requisiti fondamentali. Non c'è molto tempo per approfondire nel dettaglio, però, per esempio, nel caso della resilienza, come vi dicevo prima, cosa è importante considerare nella valutazione della vulnerabilità? La capacità nelle misure di preparazione, ma anche nella risposta durante gli eventi e anche per quanto riguarda la capacità di recupero in seguito all'evento, quindi esistenza di piani di gestione, esistenza di piani di evacuazione, early warning,
tutta questa serie di informazioni che naturalmente più il sito è provvisto, più aumenta la resilienza, minore sarà poi la vulnerabilità del sito. Questa è un po' una procedura guidata che è stata sviluppata per aiutare chi deve applicare le informazioni contenute all'interno della piattaforma per fare una propria valutazione, una propria valutazione del proprio sito e quindi diciamo quindi informazioni. Dove deve partire le informazioni, quali sono le informazioni importanti e in che fase del processo di recupero delle informazioni può applicare lo strumento. E questa vi riporto come esempio l'applicazione sui 15 casi studio dell'ultimo progetto, in particolare di Strange, in cui abbiamo una variegata tipologia di categorie di patrimonio culturale, quindi abbiamo parchi storici, giardini, edifici e villaggi abbandonati. Infatti, considerando in particolare, appunto, come vi elencavo poco fa, piogge intense, eventi di alluvione, ma anche in questo caso periodi di siccità e incendi. Un esempio di tabella sulla destra. Appunto, qual è il sito che è stato valutato, qual è la rilevanza culturale del sito, gli elementi che sono sottoposti a potenziale pericolo, e quali sono i potenziali pericoli dal punto di vista climatico che possono attaccare il sito. Anche questo è frutto di una recente pubblicazione appena accettata. Questa è un riepilogo dei valori, dei risultati ottenuti su questi casi studio per quanto riguarda i singoli valori assegnati a tutti i criteri e sottocriteri relativi alla suscettibilità, all'esposizione e alla resilienza. Questo invece è un esempio di un set di mappe, di proiezioni, in questo caso relative all'indice R20 mm. Abbiamo selezionato in questo caso soltanto il lontano futuro, quindi 2071-2100, sotto i due rispettivi scenari 4.5 e 8.5, riportando quindi le medie dei minimi, le medie delle medie e le medie dei massimi, e come si vede. Diciamo, la situazione più critica è rappresentata nel lontano futuro, considerando sia nel lontano futuro ma anche nel vicino futuro, quando vengono considerati i massimi di tutti i modelli, soprattutto nello scenario pessimistico 8.5. Sempre come esempio, stessa cosa per quanto riguarda le Race by Day, quindi anche in questo caso mappe di variazione. Quindi il valore che noi osserviamo, il colore che noi osserviamo sulla mappa è una variazione. Indica l'entità della variazione rispetto alla climatologia di riferimento. In questo caso, poi, questo vado avanti. Ecco, quindi concludendo, prima di passare a farvi vedere un po' online come funziona la piattaforma, quindi questa piattaforma ci permette di visualizzare mappe. Di pericolosità riferita a piogge intense, alluvione e periodi di siccità, ma anche calore estremo, e coprono l'Europa e il bacino del Mediterraneo. Abbiamo visto come l'applicazione di prodotti provenienti dal programma Copernicus, e non in particolare il C3S, ma anche prodotti satellitari che danno a disposizione dati di precipitazione, sono utili e supportano la modellistica climatica per valutare proprio l'impatto di questi eventi sul patrimonio culturale e si è vista e che comunque c'è una potenziale scalabilità di questo utilizzo anche in altri settori che non siano strettamente legati al patrimonio culturale. La possibilità di fare quindi una valutazione della vulnerabilità, quindi dove daremo un ranking della vulnerabilità da 0 a 1 sul sito, e quindi la possibilità di prendere delle decisioni utili
a livello locale per i manager del patrimonio culturale al fine di mettere a punto strategie e raccomandazioni per la protezione del patrimonio. Prima di passare a questa, io proverei a mostrarvi online. Ecco, questo è il sito, come si presenta online a chiunque non abbia fatto la registrazione. Come potete vedere c'è un tasto, ci sono dei tasti qui in alto sulla destra, c'è la possibilità di registrarsi. Io sono già loggato, quindi già mi vede e sono già, però c'è un tasto di registrazione in cui si inseriscono i propri dati e poi si riceve un'email per l'ingresso. E quindi la home page che riassume più o meno tutto, non tutto quello che ho detto io adesso, ma riassume un po' gli obiettivi dei due progetti e che cosa è stato sviluppato nell'ambito dei due progetti con i casi studio che hanno partecipato ai due progetti. Quindi nella pagina Extreme Indesis tutto quello che era relativo al blocco azzurro che vi avevo fatto vedere nelle slide relativo all'individuazione degli indici di estremi climatici, come sono stati elaborati. Quindi in questo caso potete vedere già in tabella gli indici elencati, raggruppati in base al tipo di evento idrometeorologico che devono rappresentare. In questo caso R20 mm ed R95 pitot rappresentano l'heavy rain e così via. E per alcuni sono stati, quindi solo per 5 di questi sono state poi fatte le proiezioni. C'è la possibilità di cliccare su ciascuno di questi, sì, su ciascuno degli indici, si viene rimandati alla pagina di Climdex del sito dove l'indice viene spiegato nel dettaglio. Qui invece proponiamo soltanto una descrizione breve per avere già un'anteprima, per avere un'idea di che cosa quell'indice va a rappresentare e come viene calcolato. Allo stesso modo è possibile visualizzare le variabili climatiche che sono state prese in considerazione, quindi temperatura massima, temperatura minima e precipitazioni, e i link ai rispettivi siti web di riferimento, in questo caso l'Expert Team on Climate Change Detection Indexes, e questo è un altro sito da cui abbiamo preso degli 3-4 indici, è un sito di assicurazione e banche. Una pagina relativa alla descrizione dei casi studio. Quindi vengono descritti sia i casi studio del progetto Strange che del progetto Protect to Save, dove è possibile vedere nel dettaglio, cliccando su ciascuno di essi, di che cosa si tratta, quindi dove è localizzato il caso studio, qual è il patrimonio culturale preso in considerazione sul caso studio, che tipo di hazard idrometeorologico è presente nel sito, i danni che ci sono stati. I danni che normalmente vengono documentati e una breve descrizione. C'è anche la possibilità di scaricare un PDF in cui vi è una descrizione approfondita anche dello storico degli eventi, tutte le informazioni che possono essere utili anche a replicare sul proprio caso studio il processo. Come vi dicevo prima, la parte della vulnerabilità viene descritta qui in modo approfondito, con la possibilità di scaricare appunto il file Excel di cui vi parlavo prima, anche in questo caso per poter applicare la procedura sul proprio caso studio, e poi c'è il cuore della parte delle mappe, quindi come vi dicevo prima, sulla sinistra abbiamo il box in cui vengono selezionati gli indici climatici che sono stati elaborati, quindi possibilità di scegliere tra gli indici e le variabili, e come potete vedere per ciascun indice, in questo caso, come vi dicevo, sono 5, ne prendo uno ad esempio, il CDD per i periodi di siccità, time coverage. Abbiamo historical observation, sono le mappe che sono state realizzate utilizzando i dataset di precipitazione di IOS. Immediatamente sulla destra viene visualizzata la mappa relativa quindi all'indice selezionato per quanto riguarda la variazione storica in questo caso. C'è la possibilità di
diminuire, aumentare l'intensità dei colori della mappa. E possibilità di naturalmente di zoomare all'interno della mappa e selezionare un background della mappa che può essere una mappa satellitare o una mappa di Google Map, Google Street Map o altro, e selezionare o deselezionare i confini degli stati, diciamo, europei. Allo stesso modo è possibile visualizzare, sono dei layer che ci permettono di visualizzare poi istantaneamente i casi studio del progetto, e in questo caso selezionando ciascuno di essi è possibile visualizzare le informazioni sul caso studio, come quello che si vedeva prima nella pagina dei casi studio viene riportato in breve anche sulla pagina mappa, in modo da non dover tornare, in modo da avere immediatamente le informazioni che servono per il caso studio che stiamo esaminando. Altro, anche in questo caso c'è un'anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima della valutazione della vulnerabilità sui casi studio, quindi anche in questo caso cliccando su ciascuno di essi si scarica la scheda che è stata prodotta, così si possono vedere in dettaglio le analisi fatte. E invece, per quanto riguarda le future projection, come potete vedere, possibilità di selezionare le mappe relative alle singole coppie di modelli, quindi globali e regionali, o altrimenti, come vi dicevo prima, in Model Ensemble Statistics, in questo caso c'è la possibilità di selezionare i massimi, le medie e i minimi. In questo caso seleziono il massimo, vado sul Far Future e l'8.5, ecco che sulla parte destra compare sempre la mappa. Con le stesse poi, caratteristiche precedenti, quindi possibilità di variare il colore, vedere gli altri livelli. Naturalmente queste mappe possono essere, cliccando su download, possono essere scaricate se dovessero essere poi utili per altri scopi, per altre elaborazioni. Quello che si scarica è un GeoTIFF. È un TIF, non un GeoTIFF in questo caso. Stessa cosa per le variabili climatiche. Passo direttamente all'Open Search. Questa è ancora la versione demo, quindi sono su un altro sito in questo caso. La versione demo che sarà pubblicata a breve all'interno del sito pubblico. Che riguarda tutta la parte di utilizzo di dati provenienti da Era 5 Land, Era 5 C3S e NASA. Come potete vedere, eccoli gli indici, sono divisi per tipologia di rianalisi, quindi Era 5 Land, in questo caso c'è anche Era 5. E raggruppati con la possibilità di visualizzare mappe raggruppate a livello temporale, diciamo, sia mensili, annuali e stagionali, valutandone sia la cumulativa che la media. Quello che è stato fatto in più, che non è più adesso relativo alla parte climatica, ma alla parte di qualità dell'aria, il lavoro che è stato fatto anche nell'ambito di un altro progetto con il Ministero, quindi nell'ambito del piano di monitoraggio straordinario, utilizzo anche del CAMS, selezionando i principali elementi che possono impattare sulla conservazione, impattare sul patrimonio culturale, sugli elementi del patrimonio culturale. E quindi sono state mappate l'NO2, l'ozono, PM10, l'SO2, utilizzando i dati del CAMS raggruppati sempre mensilmente, stagionale e annuale. Faccio vedere un esempio, in questo caso andiamo direttamente su un'Era 5 Land, per fare in modo che carichi più velocemente prendiamo un Early Average. Okay.
E posso da questa mappa posso selezionare fino a 5 località. Posso selezionarle sia scrivendo, ma anche poi selezionandole direttamente. Scusate, che guardo da una parte e guardo dall'altra. Ok, add, in questo caso, per esempio. Una aggiungo a mano, facciamo così. Adesso ne seleziono solo due, ma ne posso aggiungere anche cinque. Quello che vedo poi ci mette un po' a caricare perché è collegato a un VCS esterno. Ecco, vabbè. La mappa in questo caso rappresenta una cumulativa di quello che sta mostrando. Come vedete, c'è la leggenda sulla destra. E io devo però diminuire, altrimenti non vedo, ecco. Con la possibilità di visualizzare anche le time series, quindi come vi dicevo prima, da quando sono disponibili i dati, diciamo, per questa reanalisi, per questo indice, in questo caso quindi dal 2000 al 2022, aggregati quindi annualmente le variazioni nelle due differenti postazioni che ho selezionato, quindi Bologna e quell'altro paese che ho selezionato in Polonia. Quindi posso visualizzarla, nasconderla e poi scaricare il file in formato CSV e fare quelle elaborazioni del caso. E, per il patrimonio culturale, altra cosa importante che è stata sviluppata è l'utilizzo dei dati del CAMS e del C3S per lo sviluppo di l'elaborazione di funzioni di danno. Adesso abbiamo in questo abbiamo elaborato, diciamo, le mappe per l'accumulo di biomassa e per la recessione superficiale. E anche in questo caso i valori per quanto riguarda la biomassa, facendo riferimento ai valori diciamo, del C3S, abbiamo un dataset più ampio, quindi dal 2000 al 2021, quindi abbiamo la possibilità di investigare un periodo di tempo più ampio, mentre per quanto riguarda la recessione superficiale il periodo è più limitato, andiamo dal 2019, infatti sì. Niente, cos'altro? Diciamo, per quanto riguarda la mostra dell'anteprima, per lo strumento ci siamo. E tornando alla presentazione, e con questa concludo. E quindi ancora ci sono delle lacune da colmare, e comunque abbiamo in programma degli sviluppi per il futuro. Quindi, per quanto riguarda, ho appena accennato prima, poi mi sono bloccato. Per quanto riguarda le proiezioni, dicevamo quindi anomalie, quindi rispetto a lontano futuro, vicino futuro, rispetto a un periodo, una climatologia di riferimento. Quello che abbiamo è un valore, direttamente il valore della variazione attualmente. Quello che a noi interessa sapere rispetto a quale valore iniziale quella variazione, sì, è quella variazione lì. Quindi ho una variazione di 20, sì, però in questo momento io non ho conoscenza di qual è il valore da cui partiamo, quindi se è già un valore critico oppure no. Quindi sicuramente fare questo è un ulteriore passo che vogliamo sviluppare. Sicuramente il downscaling. Noi attualmente abbiamo mappe che vanno da una risoluzione di 25 km fino a una di 12 km. Ok, nel C3S possiamo arrivare ai 9 km, ma per quanto riguarda le proiezioni ci fermiamo ai 12. Quindi, per quanto riguarda l'utilizzo anche a livello locale, quello che ci interessa sicuramente molto è il downscaling. E noi abbiamo, come avete visto, utilizzato gli RCP. Adesso ci sono i socio-economic pathway scenarios. Ci interessa sviluppare anche questi, quindi capire, rielaborare le mappe, magari anziché utilizzare il RCP,
capire se c'è la possibilità di utilizzare anche questi scenari. E stiamo iniziando a pensare a sviluppare delle applicazioni per il patrimonio culturale costiero e sommerso, perché comunque le attività rientrano all'interno di altri progetti di cui il gruppo fa parte, quindi un Horizon che è Tectonic, proprio dedicato al patrimonio culturale sommerso. E abbiamo in questo caso già una collaborazione con la nostra collega dell'ISAC, Birna Meccia, con cui stiamo lavorando, e un nuovo progetto Interreg che partirà dal 1 giugno, che servirà proprio ad aumentare le potenzialità di questa piattaforma e la resilienza del patrimonio culturale, ma in questo caso anche patrimonio naturale, in quanto abbiamo all'interno quasi studio anche costieri come le wetland e le foci di alcuni fiumi in Europa. In Italia abbiamo il Parco del Delta del Po e naturalmente anche nell'ambito di ecosistema per quanto riguarda la valutazione della costa emiliano-romagnola, impatti di eventi estremi e potenziale valutazione e utilizzo per NBS, per sviluppo di NBS. Sicuramente, grazie anche cioè all'ingresso di questi nuovi progetti, pensare di studiare nuove classi di nuovi hazard a cui i siti sono sottoposti, ma anche nuovi casi studio. E anche quindi potenziare, diciamo, l'utilizzo di questa piattaforma nell'ambito del tavolo di valorizzazione dei beni culturali coperti, così quindi potenziare queste applicazioni del C3S, del CAMS e per quanto riguarda il marino, del CIMEMS per il patrimonio culturale. E direi che ho concluso, vi invito a registrarvi sulla piattaforma, a esplorarla e io magari posso poi tutti coloro che si registreranno riceveranno poi nel momento in cui la piattaforma viene aggiornata con la versione demo verrà trasferita nella versione pubblica, arriverà un aggiornamento a tutti, per cui sarà possibile poi avere tutte le informazioni, anche quelle informazioni, e avere i vostri feedback. È sicuramente molto importante per migliorare il lavoro fatto fino ad oggi. Grazie mille per l'attenzione.